Le favole esistono, è questo il commento pubblicato su Facebook da Rosa Maria Lucchetti, la cassiera part-time all'Ipercop Miralfiore di Pesaro, premiata questa mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rosa Maria Lucchetti, cassiera all'Ipercop Miralfiore di Pesaro. Rosa è parte di quella filiera alimentare che ci ha permesso anche durante il lockdown di avere cibo sugli scaffali e poi nelle nostre case. Ha fatto un dono agli operatori del 118 di tasca propria con delle carte prepagate Coop del valore 250 euro l'una. Si è firmata soltanto con il suo diminutivo. Gli operatori sono riusciti a scoprire chi fosse quando il presidente l'ha nominata cavaliere. Rosa è tra i 56 eroi del Covid insigniti dell'onorificenza al merito. I nomi dei premiati erano stati resi noti lo scorso 3 giugno, ma il capo dello Stato ha voluto omaggiare personalmente chi nei mesi della pandemia, lavorando o decidendo di fare volontariato, ha dato il proprio contributo nella battaglia contro il nemico invisibile. Molti di loro sono medici, dal team dello Spallanzani a quello del Sacco, fino a chi ha deciso di andare a sostituire in piena zona rossa i colleghi messi in quarantena. Tra i nuovi cavalieri della Repubblica ci sono anche volontari della Croce Rossa, insegnanti, un alpino, un'addetta alle pulizie, un giocatore della nazionale di rugby e la cassiera di 52 anni che a fine marzo aveva scritto una lettera agli operatori del 118 di Pesaro. Rosa non solo aveva ringraziato gli angeli che lavoravano per salvare le vite, ma gli aveva lasciato anche 3 carte prepagate da 250 euro. «Ho fatto quello che mi sentivo di fare», ha esclamato. «Quando è entrato nella sala il capo dello Stato», racconta all'ANSA con la voce rotta dalle lacrime, «ho alzato gli occhi al cielo, sentivo i miei genitori adottivi accanto a me, a loro la dedica». «Emozionante essere al Quirinale», ha aggiunto Rosa, «è un posto meraviglioso, tutti molto accoglienti. Attraversavo sale immense, mi è sembrato di essere una principessina in una favola». Poi l'arrivo del presidente la consegna uno a uno delle onorificenze. Rosa Maria Lucchetti, cassiera all'Ipercop Miralfiore di Pesaro. Ha fatto un dono agli operatori del 118, di tasca propria, con delle carte prepagate Coop del valore 250 euro l'una. Gli ho inviato 2 baci con la mano, mi ha sorriso stringendo gli occhi, ricorda. Mattarella ha percorso il periodo più brutto della pandemia. Ti emoziona e pensi a tutto quello che è successo e alle persone che se ne sono andate. Infine, ha concluso la cassiera, il piacere di conoscere gli altri cavalieri, ognuno con il proprio vissuto, ed è un ricordo che porterò per tutta la vita.